esigenze in fatto di fotocopie cambiano. Per questo Minolta è sempre più avanti, per offrirvi il meglio in ogni funzione. Minolta, la semplicità dell'intelligenza. È il nuovo Enduro per... 12.44, buongiorno da Tiberio Timperi in studio per Telemonte Carlo, informa il primo appuntamento della giornata. Sarà George Bush il prossimo presidente degli Stati Uniti. Il candidato repubblicano ha infatti sconfitto il suo rivale democratico Michael Dukakis per 426 voti elettorali contro 112. In termini di stati, Bush se ne è aggiudicati 40 contro 11. È ora festa grande nel clan repubblicano, che è riuscito a portare un vicepresidente sulla poltrona principale per la prima volta dal 1836. Dalle capitali di tutto il mondo sono giunti a George Bush auguri e congratulazioni. Prevale il giudizio di una vittoria scontata nel segno della continuità. I sovietici auspicano che prosegua la politica di dialogo avviata da Reagan, così come in Cina. Da Tokyo invece la speranza di una nuova cooperazione per risolvere i problemi commerciali tra i due paesi. Particolarmente soddisfatto il commento della signora Thatcher da Londra. Il presidente italiano Cossiga auspica pace e sicurezza anche per il futuro, mentre il ministro degli esteri Andreotti infine sottolinea la continuità della staffetta Reagan-Bush. Reazioni molto contenute sui mercati valutari all'elezione di George Bush. Il dollaro si è presentato in lieve calo sulle piazze europee. In Italia la divisa americana si è mossa attorno alle 1.323 lire, una meno di ieri. Segno che la vittoria repubblicana non era inaspettata e non elimina le preoccupazioni per gli squilibri dell'economia statunitense. In Italia è riunito dalle 12 il Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi, Sandro Petrone. Qui a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri è cominciato da pochi minuti. Tema principale la relazione del Ministro della Difesa Zanone sulla tragedia di Ustica, sugli interrogativi e i misteri di questa tragedia. Poi si parlerà di sicurezza stradale, il disegno di legge del Ministro dei Lavori Pubblici Ferri, e ancora si accennerà al problema della droga, ma il discorso sul disegno di legge presentato dal Ministro per gli Affari Speciali, Rosa Russo Iervolino, è rinviato di 10 giorni, e questo per le polemiche che si sono succedute nelle ultime ore. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.30 nel corso di oggi. Grazie, a dopo. CBS Evening News, da martedì a sabato alle 7.30 e alle 8. Sei meravigliosamente libero. Pierre Bonnet, gioielli per il tuo tempo. C'est si bon. Mais it's so good. Jazz, la nouvelle haute toilette pour homme. Bulova Chronograph, quando il tempo è tutto. Bulova, cronografi da collezione. Clip Clip, esplode la musica, da lunedì a venerdì alle 14.30. Buongiorno da Annalisa Spiezia e dalla redazione di oggi. Gli Stati Uniti hanno il loro nuovo presidente. Il repubblicano George Bush ha battuto l'avversario democratico Dukakis e diventa il nuovo inquilino della Casa Bianca per i prossimi 4 anni. Alla sua America, ai suoi più stretti collaboratori e a 8 anni di amministrazione Reagan è dedicata la nostra puntata di oggi. È in studio con noi Larry Gray, esperto di politica americana. Buongiorno. Buongiorno. Come ogni mattina iniziamo comunque con le notizie del giorno. La parola a Tiberio Timperi. Sì, dunque, come ha appena detto Annalisa Spiezzi, George Bush, candidato repubblicano, sarà il 41esimo presidente degli Stati Uniti. L'attuale vice di Reagan ha infatti vinto il confronto elettorale con il democratico Michael Dukakis.
Bush come da pronostico. 14 ore dopo l'apertura del primo seggio alle 3:20 italiane, le grandi reti televisive americane hanno annunciato ufficialmente che il candidato repubblicano aveva in tasca l'elezione a presidente. A regalare la certezza matematica dei 270 voti elettorali è stato il Missouri, proprio nel cuore del paese, con i suoi 11 voti elettorali. Così l'estenuante, sfrenata rincorsa delle ultime ore di Dukakis non è bastata, ma è servita a evitare, almeno in parte, una seconda mortificazione democratica dopo quella cocente subita con Walter Mondale 4 anni fa. Il conteggio dei voti popolari dà infatti Bush al 54% dei suffragi, contro il 46% di Dukakis, uno scarto di circa 6 milioni di voti. Bisogna però considerare che ha votato appena il 50% degli aventi diritto, circa 90 milioni di persone. Ci si accorge così che George Bush ha raccolto il consenso di appena un americano su 5. Più schiacciante la vittoria repubblicana, vista sotto il profilo degli stati aggiudicati. 40 per Bush, che ha stravinto al sud, nella cintura industriale, nel Midwest, sulle due coste, lasciando al Duke appena 11 stati, sparsi qua e là, in ossequio alle sole roccaforti democratiche. Ma la vita del nuovo ospite del numero 1600 di Pennsylvania Avenue, che si insedierà il 20 gennaio prossimo, non sarà facile. Dalle consultazioni è uscito infatti anche un congresso a più solida egemonia democratica, che potrebbe comprimere significativamente il ruolo e il peso politico di un presidente privo del carisma del suo predecessore. Dopo il risultato delle urne, le prime reazioni dei candidati, Bush il vincitore e Dukakis lo sconfitto, hanno parlato al paese al termine dell'ultima lunga notte delle presidenziali 88. Has to offer. The people have spoken. And with... Il popolo ha deciso. Con quelle che ha definito le parole più maestose della democrazia, George Bush il vincitore si è rivolto al paese che lo ha voluto presidente. Un discorso breve, con tanti ringraziamenti. D'obbligo, quello al suo grande elettore, il vecchio inquilino della Casa Bianca. Ronald Reagan. Il grazie di Bush è andato anche alla famiglia, ai suoi elettori e agli altri, la cui fiducia ha promesso di voler conquistare per un'America che il nuovo presidente vuole forte, risoluta e gentile. '92 hanno incitato i fan di Dukakis allo sconfitto. Un invito a ripresentarsi tra 4 anni, a ritentare la scalata al sogno americano, sfumata nelle prime ore della notte scorsa. Il duca greco, il democratico di Boston, ha ripreso i temi cari all'ultima fase liberal della sua campagna elettorale. We've got to fight to end the shame of homelessness in this country, and this great and good nation ought to be able to do that. Dobbiamo continuare a lottare per i poveri, per i giovani che dicono no alla droga e sì al futuro, per i disoccupati e contro la vergogna dei senza tetto. Ai giovani l'ultimo appello di Dukakis, perché ogni cittadino degli Stati Uniti e loro soprattutto possono essere parte dell'American Dream, il grande sogno americano. Dalle capitali di tutto il mondo sono giunti a George Bush auguri e congratulazioni. Prevale il giudizio di una vittoria scontata e nel segno della continuità i sovietici auspicano che prosegua la politica di dialogo avviata da Reagan, analogo l'auspicio cinese. Da Tokyo invece la speranza di una nuova cooperazione per risolvere i problemi commerciali tra i due paesi. Particolarmente soddisfatto il commento della signora Thatcher da Londra. Il presidente italiano Cossiga auspica pace e sicurezza anche per il futuro, mentre il ministro degli esteri Andreotti infine sottolinea la continuità della staffetta Reagan-Bush. Anche dall'Italia si registrano dunque le prime reazioni. Il ministro degli esteri Andreotti in visita in Israele ha dichiarato che nella scelta di Bush hanno prevalso soprattutto appunto le ragioni di continuità politica quanto mai utili oggi nelle relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica. Un lungo messaggio augurale è stato inviato anche dal presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Veniamo alla politica italiana più da vicino. Si è riunito questa mattina a Roma il Consiglio dei Ministri. In primo piano la relazione del ministro della Difesa Valerio Zanone sulla vicenda del disastro di Ustica. Da Palazzo Chigi sentiamo Sandro Petrone. Protagonista principale del Consiglio dei Ministri, il responsabile della difesa Valerio Zanone, chiamato al rapporto dal Presidente del Consiglio De Mita sul DC-9 dell'Itavia abbattuto con 81 passeggeri nei cieli di Ustica il 27 giugno di 8 anni fa. 8 anni di depistaggi e mezze verità sul missile che lo avrebbe colpito, sparato da un aereo sulla cui nazionalità è aperto il giallo, con tanto di furore montato nelle forze armate appena si è detto che sul missile c'era il tricolore italiano.
Da ieri, quando si è chiuso nel suo studio per scrivere, a oggi, quando con 20 minuti di anticipo è arrivato qui a Palazzo Chigi, il ministro della difesa Zanone ha dovuto più volte riprendere in mano la sua relazione nell'incalzare delle ipotesi e delle rivelazioni che si succedono. Il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto anche esaminare il disegno di legge del ministro per gli affari speciali Rosa Iervolino Russo sulla droga, che ha sollevato polemiche e contrasti politici per la punibilità dei tossicodipendenti. Ma proprio le polemiche, aumentate nelle ultime ore, hanno suggerito un nuovo rinvio di 10 giorni. Si è conclusa oggi a Betlemme la rapida missione in Israele del ministro degli esteri italiano Giulio Andreotti. La visita di Andreotti si è svolta in un clima di tensione, complici le rigide misure di sicurezza predisposte dall'esercito di Gerusalemme. Oggi infatti la dirigenza clandestina dell'Intifada ha indetto uno sciopero generale nei territori occupati da Israele per celebrare l'inizio del 12° mese della sollevazione palestinese. E per ora è tutto, tra poco analizza Spiezia e oggi noi invece come sempre ci rivediamo al termine di Sportissimo. Grazie e a dopo.